Siamo su un'isola. Stiamo facendo circolare energie positive. Ti sei rimpicciolito. Sono venuto a controllare la situazione strade per capire se possiamo uscire. Ciao belli! Si guarda il fiume. Facciamo il cambio dell'olio. Stiamo aspettando un pezzo che arrivi dagli Stati Uniti, dovrebbe arrivare in teoria domani e poi riprenderemo a muoverci. Siamo Angela e Paolo e siamo in viaggio dal gennaio 2018. Viaggiamo con un budget di 10 euro a testa al giorno. Dopo anni con lo zaino sulle spalle, abbiamo comprato una macchina negli Stati Uniti. Ora, a bordo di Carmencita, proseguiamo verso sud. Eccolo là. No! Chiavi! Veloce! Sempre così, meno male che ci siamo parcheggiati lontani oggi. Ah, vabbè. Buongiorno! Buongiorno. Oh, mamma. Vai Andra, lanciati nei Mamma, meandri della ciabatte. Carmen. È già pronta. Che bellezza, c'è un bellissimo sole anche stamattina. Eccoci qua. Ti sei chiuso dentro. Come hai dormito stanotte? Sempre uno spettacolo. Non c'è una notte che non abbia dormito a bomba. Si dorme bene, Sì. eh? Si dorme proprio bene, ragazzi. Stiamo dormendo benissimo su questa macchina. E il materasso comodo, si sta fantasticamente bene. Poi ci troviamo sempre a questi posti dove, che sono comunque molto tranquilli. Al massimo qui si sente la nave che fa. L'ho sentita Ma no, stamattina, no. però niente di niente di che, insomma. Ragazzi, oggi si lascia la pass. È arrivato il pezzo che stavamo aspettando da Amazon. È arrivato alla sede DHL che c'è in centro, vicino al centro. Quindi oggi andiamo a recuperarla, a recuperare il pezzo. Pezzo, riempiamo le bombole, facciamo un po' di spesa e poi si parte, lasciamo la pass dopo quasi 15 giorni che siamo nella zona qui attorno, andiamo verso sud e niente, iniziamo a visitare la punta più a sud di questa penisola della Baja California e poi dovremo ancora decidere cosa fare. Abbiamo un po' di idee in mente, però vedremo strada facendo. Una cozza? Se può magna? Eh beh, ovvio. Perché altrimenti, so, non avrei rischiato una cozza così. Momento caffè. Voilà, in un batter d'occhio una camera da letto si è trasformata in una cucina che ci invidiano probabilmente in mezzo mondo, mezzo Sì, mondo. di sicuro, guarda. Allora, colazione prevede caffè, biscotti al cocco, banane e toronca. È caduta! Sempre a far casini. Poggio. Sempre a far danno. Tutto fuori. Stiamo andando a salutare Luca e Marchita prima di andare via e ieri sera ci siamo fatti una bella chiacchierata davanti a una bella tazza di tè. Sempre bei Sì. momenti. Ormai siamo detox tutti, quindi Siamo tutti in fase basta detox. birre, basta tutto. Non si Solo mangia, il non tè si la beve. sera. Bravissimi. Ecco, guardate Guarda loro dove. dove si sono parcheggiati. Bel Guarda che bello il mostro là in fondo. mostro sul mare. Eccolo il mostro sul mare. Con vista proprio. Guarda là, guarda là. Guarda qua, guarda qua. Si esce dal mostro. E quella, questa è la vista. Questa è la vista. Ragazzi, allora tutto bene? Non si accende, ragazzi. Si accende, ragazzi. Non so se prezzi una macchina che passa con la batteria, sono un po' super.
se prezzi una macchina che passa. Non so se prezzi una macchina che passa. Non si accende, ragazzi. Porca miseria. Andiamo a aprire davanti. Porca vediamo cos'è. Miseria. Per fortuna che non siamo qui da soli, ci sono ancora Luca e Marchita. Adesso vediamo. Magari ci faccio andare una mano da loro. Stiamo cercando di capire se è la batteria, ma no, chissà. Dove che fa? Fa un rumoraccio orrendo. Luci spente, tutto spento, aria condizionata spenta, vetro spento. Ma è sempre tutto spento. Sì, sì, ok. Scarica la batteria. Oh, scarica la batteria. Dovrebbe essere la batteria, ragazzi, scarica, non so per quale motivo, perché noi non attacchiamo mai niente quando la macchina è ferma, assolutamente, cioè la regola numero uno è non attaccare mai niente quando la macchina è spenta. A quanto pare la batteria che potrebbe essere andata e a questo punto ne prenderemo una nuova, vediamo, vediamo se si accende più che altro. È successo anche a me un paio di volte il giapponese. Guarda qua, guarda qua, che attrezzatura, ragazzi. Funziona, e questo qua era difettoso. Vai dentro. Vado dentro, provo ad accendere. Vado? Vai, vai. Accesa. È la batteria. Nero e rosso. Grandissimi! Batteria vuol dire che... Cambiare? Batteria no, la cambiamo? No, devi stare in giro un po', non resta, e senza, vedi come va. Senza spegnerla. Senza però, spegnerla, però. Okay. Devi farla andare. Dovete farla andare. Guardate che si ricarichi. Poi la fermo al Walmart, se non va la compro. Esatto. Bravo. Vai dentro con la... o vai da AutoZone. Vai da AutoZone e te la cambi. Tu posteggia davanti a AutoZone, a Walmart. La spegni, okay. E esci, se parte, boom, se no te la fai cambiare. Loro AutoZone addirittura ti fanno anche il test della batteria, okay. Gratis. Di questa qua? Mi puoi testare la batteria, okay. Perché stamattina ho fatto fatica a partire. Boh, grande. Fanno la prova. Ma siete grazie, fantastici, grazie. Madonna, ragazzi. Ci vediamo dopo. Ciao. A dopo, ragazzi. Ragazzi, sospiro di sollievo. Oh no. È partita, per fortuna. No, c'è da dire che questa batteria non è proprio di primo pelo. Era già dentro la carmessita. È ricondizionata nel 2019, quindi comunque ha un anno abbondante, quindi niente, probabilmente dovremo cambiare alla fine. Quindi adesso facciamo appunto come ci hanno suggerito Luca e Marchita, andiamo in centro, facciamo un po' di strada così la lasciamo un po' accesa e poi magari ci parcheggiamo davanti a un Auto Parts, che sono questi negozi che vendono AutoZone, che vendono pezzi per auto, c'erano anche negli Stati Uniti, ci sono anche qui. Quindi ci mettiamo lì, dovrebbero testarci la batteria e in caso la cambieremo. Adesso vediamo. Tirare il pacchetto, ci è arrivata la mail che è arrivato e vediamo se è disponibile. Ecco il pacchetto. Unboxing! Vai! Il tanto atteso adattatore per riempire le bombole di gas. Mia, siamo impazziti! Speriamo che funzioni! Allora, questo aggeggino è costato 10 euro. 10 euro. È lui. Questo va... Eccolo qua, dice proprio che è un adattatore per riempire la propan tank, che è la nostra. Teniamo tutto, non buttiamo via niente. E questo va alla bomboletta e questo andrà alla bombola grande per fare riempirlo. Dobbiamo andare a testarlo in un come si chiamano, in quei posti dove si riempie il gas. Dove si riempie il gas, ce ne sono un sacco qua in giro. Andiamo a testarlo poi. Proviamo, vediamo se si riaccende adesso. Attenzione. Oh. Ripartita. Ripartita subito, eh?
Facciamola comunque controllare, però, direi. Facciamo controllare. Facciamo controllare. Vediamo, visto che siamo arrivati al negozio. Ragazzi. È arrivata l'addetta, sta controllando lo stato della batteria. Vediamo. La batteria stanno aprendo per vedere che tipo di batteria è. Era stata fissata qualche giorno fa da Simone e Luca su un supporto fatto proprio su misura per la batteria. Vediamo. La prima macchina con la batteria ancora? Cinghiata. Davvero. Ragazzi, la batteria che è andata. Bisogna cambiarla. L'alternatore a posto, è tutto quanto a posto, solo la batteria che di giorno può andare, ha detto. Però poi con la notte si va a scaricare durante la notte, quindi più tempo sta ferma, più la batteria si scarica. La batteria è vecchia, lo sapevamo. E quindi niente, è ora di cambiarla. Andiamo a vedere che opzioni abbiamo qua. Ragazzi, la batteria costa 1900 pesos, sono 80 euro. È questa qua. Ed è da 575 ampere. Niente, è la più economica, 80 euro. Beh, normale, un prezzo normalissimo. E niente, ci toccherà affrontare questa spesa un po' inaspettata, ma vabbè dai, siamo stati fortunati. Comunque eravamo in una città, eravamo con i ragazzi, ci hanno dato una mano. Potevamo avere molti più problemi con la batteria da questo punto di vista, quindi niente. Compriamo e cambiamo. Compriamo e cambiamo, ragazzi. Almeno ce la cambiano a gratis, non che non lo sappia fare, però almeno lo fanno loro. E ci ha fatto anche un mega sconto la signorina, tra l'altro, perché stavamo per prendere quello da 575 di amperaggio, però il nostro è da 590, e allora la signorina si è detto, vabbè, vi do quello da 590 con sconto. Alla fine abbiamo pagato 2000 pesos, 84 euro, una cosa del genere. La batteria ha una garanzia, garanzia di 4 anni in Messico, quindi possiamo andare in ogni AutoZone del Messico e te la sostituiscono gratis per i primi 4 anni. E non che contiamo di rimanere in Messico 4 anni, sia chiaro, però vabbè. Però in caso si ancora può qualche mese, sì. E niente, adesso aspettiamo, stiamo aspettando che la installi. Al signor che me la installa. Eccola qua, 590. Bella batteria, bella nuova. Guarda caso, dobbiamo cambiarla dopo tutto il lavoro che è stato fatto su questa base della batteria. Lì ancora con il pezzo, la special part degli subsolver. E quindi, boh, è un segno del destino, eh. Si cambia la base, si cambia anche la batteria, via. Vita nuova, nuovo, vita nuova. Anno nuovo, batteria nuova. Nuova batteria installata. Come si sente dal rumore? Va. Si è accesa. Funziona, la macchina si è accesa, la Carmen si è accesa. E niente, richiudiamo con la tecnica ingegneristica studiata per questa macchina. E poi e via, si riparte. Dobbiamo andare a fare la spesa proprio qui dietro, c'è il supermercato, e poi a riempire le bombole di gas finalmente, sperando che funzionino. Allora, per fare un po' di spesa siamo nel supermercato dove andavamo sempre di solito quando eravamo negli Stati Uniti, no? Anche qui c'è Walmart, anche in Messico, e ci sono un po' di cose però diverse rispetto alla versione degli Stati Uniti. Siamo qui anche perché stiamo cercando delle sedie da utilizzare in macchina. Ci serve qualcosa che si chiuda molto, occupi poco spazio e sia anche piuttosto leggero. E vediamo se hanno qualcosa, magari nella sezione campeggio, qualche sgabello, qualcosa. Vado a vedere un po'. Ci sono queste carinissime sedie per bambini, un po' piccoline forse. Vediamo. Ci siedo. Sì. Decisamente un po' piccolina. Si chiudono anche queste, però non è che, ecco qua, si chiude così, però alla fine occupa un sacco di spazio. Comunque sarebbe proprio qualcosa di molto molto piccolo da mettere in macchina. Ci sono anche questi sgabellini che però sono super pesanti. Sono nella zona campeggio adesso. Allora, ci sono queste sedie, ma sono tutte enormi alla fine. Sono grandi quando sono chiuse. Noi cerchiamo una cosa proprio molto piccola perché ci deve stare
sotto il ripiano della macchina. Però qui sono tutte una più grande dell'altra. Vediamo l'altro quanto costano. 599 pesos, che sono circa 25 euro, un pochino di più. Insomma, neanche proprio economiche. E poi non sono quello che stiamo cercando, quindi dovremo andare a vedere magari in qualche altro negozio, qualche altro supermercato. E vediamo. Adesso vado a vedere se al Walmart messicano hanno le famose lattine di Chef Boyardee che trovavamo sempre negli Stati Uniti, che fanno veramente schifo. Sono solo curiosa di sapere se le esportano anche all'estero. Questa è la zona della pasta, però qui non ci sono. Ci sono solo, vabbè, queste buste di minestroni. Qua ci sono un po' di salse, cose in barattolo, ma niente Chef Boyardee. Qui ci sono anche tutte le zuppe in barattolo. Questa è la versione premium invece, guardate qua. Versione premium, sempre delle zuppe. Brodo, sempre zuppe. Qua ci sono i famosissimi noodles. Però niente, tra l'altro una zuppa in barattolo costa 25 pesos, che sono praticamente un euro. Qui ci sono un po' di paste nella confezione, già pronta, spaghetti bolognesi, fusilli alla carbonara. Vediamo qua altri spaghetti, quattro formaggi, un po' di tutto, zuppe. Ma niente, questa vediamo cos'è. Sono spaghetti già con la salsa al formaggio. Poi ci sono quelli per i bambini, tutte zuppe. Ma no, niente ragazzi, Chef Boyardee non arriva in Messico. Meglio per loro probabilmente. Niente ragazzi, missione fallita, non ho trovato le sedie, non ho trovato neanche Chef Boyardee, ho trovato solo delle banane e dei pomodori. E vabbè, va bene così per adesso. Niente ragazzi, avevamo salutato il mostro, ma in realtà eccoci qua. Tutte le strade portano alla pasta e tutte le strade portano al mostro. Siamo tornati, ci siamo ritrovati, anzi mo se magna pure insieme. Ale! Ragazzi, oggi ecco qua. Sei magna in un posto bello local. Andiamo. Ah, che bel tavolazzo, tutto per noi. Distanziamento sociale. Provalo tu, provalo. Mi hanno fatto provare sta roba qua. È buona, eh? Tu sei fuori di melone. No, ci ho messo il sale, il limone, soia. E taglio il piccante. Stai piangendo. Ma lui è ancora un bimbo. Mangia, quindi. Mangia limone. Non ha le squame sulla lingua, quindi soffre il bimbo. Tu sei fuori. Va là che pierna. Hai visto che dispositivo? Va là che pierna. Eh sì, eh? Ma dove arriva quel dispositivo là? Dobbiamo prenderlo anche noi. È multifunzione quello lì, quello è veramente potente. We'll be right back.
siamo arrivati finalmente dove si possono riempire. Eccolo qua, applicato, entra perfettamente. Vediamo se si riesce. 1, 2 e 3 da riempire. Un po' di fila. Sembra molto più complicato del previsto. Adesso sta provando a vedere perché non ha l'attacco per caricarla. Vediamo se riesce con un'altra bombola. Però il primo signore che avevamo incontrato che riempiva il gas ci aveva detto che era molto più semplice, passava l'adattatore e riusciva a riempirlo. Qui invece ci stanno dicendo di no, vediamo. Praticamente bisogna riempire una delle taniche più grosse e spostare quello che c'è nella tanica più grossa a quello che c'è in quella più piccola. E quindi niente, non l'aveva mai fatto, allora gliel'ho spiegato. Bisogna soltanto riempire un po' un'altra tanica e poi andare a riempire queste qua piccoline. Niente ragazzi, non si può fare, non si possono riempire nemmeno con l'adattatore. E vedremo se ci sono altri sulla strada che lo riempiono oppure dovremo trovare una soluzione alternativa, che però vorrà dire probabilmente cambiare tutto, sia il fornelletto che comprare una bombola di gas un po' più grande da almeno 2/4 kg. Stanotte si dorme qua. Questa è una spiaggia, c'è appena stato il tramonto, la luna là sopra. Noi siamo nel parcheggio della spiaggia, non si vede molto, ma il colore che è rimasto è fighissimo.